non possa crescere, anche se farete video solo con le cuffiette. Seconda opzione, abbastanza economica, è il lavalier. I lavalier ci sono quelli che possono essere attaccati alla fotocamera, quelli che possono essere attaccati al cellulare, vanno dai 10 ai 25 euro. Dopo, in descrizione vi metterò tutti i link di Amazon per tutti i lavalier che mi sento di consigliarvi. Ma trovo che la qualità sia normale, sicuramente non è altissima, però può essere una buona cosa per iniziare e possono essere apprezzati da molti. L'audio ovviamente non sarà pulitissimo, non catturerà tutti i suoni, quelli delicati, però secondo me per iniziare può essere qualcosa. Una cosa che invece non consiglio sono i microfoni tipo Neewer, queste cose qui che costano sulla trentina di euro. Lo trovo uno spreco di questi soldi, poiché hanno veramente tanto tanto suono di sottofondo, hanno veramente un rumore bianco molto 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 forte e non li trovo abbastanza sensibili per i video ASMR, quindi questi non ve li consiglio. Quindi passiamo dal 10 al 25 euro del lavalier direttamente ai 50 euro del Blue Snowball. Il Blue Snowball è questo microfonino qui e costa 51,99 euro su Amazon. E la cosa positiva di questo microfono è che secondo me il rapporto qualità-prezzo è eccezionale. È un microfono che cattura molto bene i suoni, cattura molto bene la voce, potete stare anche un po' distanti dal microfono se avete bisogno di fare dei roleplay. E l'unico svantaggio è che è USB, quindi qui dovrete attaccarlo al computer. Non si può attaccare alla macchina fotografica, né alla videocamera, né al cellulare. Di questo ne parleremo dopo. Però, se volete già partire con una qualità audio semi-professionale, questo è il minimo che dovrete spendere, purtroppo, una cinquantina di euro, però vi assicuro che la qualità è alquanto soddisfacente e ci sono canali, ad esempio questo, che sono andati avanti anche con molti 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 iscritti con questo microfono e io lo trovo molto molto buono. Un microfono che invece sconsiglio, che costa sui 60 euro e che vedo che molte persone acquistano ma che non trovo veramente adatto all'ASMR, invece è il Meteor, non mi ricordo come si chiami esattamente, ed è questo qui. Questo qui non lo consiglio. Quindi sotto i 100 euro abbiamo il primo microfono che può essere considerato appunto anche qui quasi professionale, che può essere usato veramente per moltissime cose, che io trovo fantastico, a me fa impazzire l'audio di questo microfono, ed è il Tascam TR-05. Questo microfono ha il vantaggio di intanto prendere i suoni molto bene, inoltre si presta tantissimo al tapping, si presta tantissimo all'inaudible e al whispering. L'unica cosa invece che trovo sia un pochino la sua pecca è che quando vi allontanate abbastanza dal microfono non prende benissimo i suoni, si sentirà un pochino basso, quindi magari dovrete correggere in fase di editing. Però devo dire la verità, questo microfono mi piace moltissimo, secondo me per iniziare è un buonissimo investimento e costa 88 euro, quindi lo so, non è pochissimo, ma non è neanche esagerato, dipende quanto vorrete poi investire. Ok, sopra troviamo lo Zoom H1. Lo Zoom H1 è il microfono con cui io ho iniziato, è stato il primo microfono che ho acquistato ed è il mio primo grande amore. Io lo trovo il microfono perfetto per iniziare. La sua comodità è che non va inserito nel, non è USB, si può collegare al computer volendo, ma può essere parte anche come registratore, quindi lo potete semplicemente attaccare a un cavalletto. Lo Zoom H1 è questo qui.